La famiglia che vorrei. Vizi e virtù di genitori e adolescenti. Perché genitori non si nasce, si diventa. Come ultima intervista di questa diretta di oggi abbiamo in collegamento telefonico un ragazzo di 14 anni, si chiama Marco Colarossi, è un ragazzo molto particolare, scopriremo insieme a lui perché. Ciao Marco e benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Allora, tu hai una passione molto strana, soprattutto in questo periodo. E come è nato il tuo interesse per la politica? Ma guarda, dire come è nato il mio interesse è molto difficile perché non lo so neanche io. È una cosa che comunque ognuno ha il proprio talento, il talento per il calcio, il talento per il basket, insomma, la propria voglia di fare per alcune cose. Io ho questa voglia di fare e voglia di occuparmi di queste cose. Allora, tu hai un sito, lo ricordiamo, è marcocolarossi.it, che è anche un blog, un canale YouTube, e soprattutto hai avuto questa idea di intervistare proprio in diretta i politici. Ma da cosa è nata questa idea? Diciamo che questa idea è nata dall'eccessivo bisogno di far conoscere alcuni deputati alle persone. C'era stato un grande bisogno comunque di mostrare delle persone che comunque sono nuove, e poi anche comunque per rispecchiare ciò che faccio, cioè intervistarmi da solo sarebbe stata megalomania, dato che io comunque non sono nessuno, quindi ho deciso di comunque di fare delle interviste ai politici e di cimentarmi in questo mondo che è la politica. Il mio sito l'ho creato perché c'era un eccessivo bisogno di racchiudere tutte le mie attività in un unico posto. Certo. Diciamo che io prima avevo un blog semplice di Google e non potevo più farci nulla, mi servivano proprio un sito che mi poteva dare delle necessità, un dominio.it in cui potevo farci dirette e racchiuderci anche un canale YouTube. Certo, allora marcocolarossi.it appunto è un po' il punto d'incontro di tutta quella che è la tua attività, ma quando ti relazioni con i politici, che reazioni hanno visto che sei giovanissimo? Assolutamente, io ho 14 anni e diciamo che lì per lì, se non molti di questi politici che intervisto già li conosco, cioè li ho visti, io abito a Roma, quindi non è molto difficile avere un contatto con determinati politici, determinati gruppi, e per me diciamo che la prima volta quando proprio glielo chiedi, che dici guarda vuoi venire in diretta, diciamo che rimangono un pochino, non trovo l'aggettivo adatto. Stupiti. Stupiti, esatto, stupiti. Perché no, comunque non si aspettano. Comunque non si aspettano che un 14 anni faccia attività del genere. Però diciamo che a me piace, quindi alla fine loro si abituano, rimangono sempre un pochino, perché comunque li noto durante le dirette, anche se durante le dirette loro sono comunque più tranquilli di quanto possono essere in TV o in un altro canale YouTube. O sicuramente anche davanti a una telecamera, anche se io ho un minimo di iscritti al canale, se tocco a malapena, tocco i 520, ma d'altronde sono pochi, ma sono comunque delle persone, quando io gli faccio queste interviste ai politici io li vedo tranquillissimi. No, ma la tua attività è assolutamente non solo importante, ma è bello che un ragazzo di 14 anni si appassioni così tanto alla politica, e io ti capisco veramente molto molto bene perché anch'io sono appassionata di politica. Ma le domande che fai ai politici, le scegli tu, coinvolgi anche la tua community, come nasce un po' il brogliaccio della diretta? Allora, diciamo che la diretta nasce dal fatto che io mi informo di che commissione sono maggiormente e su un sito che è Open Parlamento, che mi permette di vedere le loro attività. Di conseguenza, se intervisto un deputato che ha proposto una norma per inserire le preferenze nella legge elettorale, sicuramente gli parlerò di legge elettorale. Cioè, insomma, cerco comunque di andare nell'argomento che comunque a loro interessa. Poi guardo anche la commissione, se un deputato è della commissione, stasera un senatore della commissione giustizia, quindi stasera penso che parlerò di giustizia, cioè domani sera.
Insomma, un'agenda molto molto fitta, ma con tutti questi impegni riesci ad avere il tempo per svolgere le normali attività dei ragazzi della tua età e soprattutto i tuoi amici ti considerano un pazzo o approvano? Diciamo che evito maggiormente di parlare di queste cose con, cioè comunque di evitare di parlare con queste cose con i miei amici, che perché sarebbe, non è molto interessante per loro, quindi evito. Tranne con alcuni che mi ci posso comunque rapportare, ma vabbè. Non mi vedono come un pazzo, mi vedono uno che fa cose, non lo so, cose fuori dal normale, quindi più o meno un pazzo, sì. Però non un pazzo, perché i pazzi non sanno quello che fanno, io invece so bene quello che faccio. Semplicemente questo. Mi vedono come uno che fa cose diverse, che poi non faccio cose diverse, perché quello cerco di spiegare io. È che secondo me la dote che maggiormente mi ha premiato e mi ha dato i 500 iscritti, le 4.000 visualizzazioni reali al canale, abbiamo superato i 4.600, insomma, no al canale, al mio sito, cioè reali, vuol dire che si sono collegati 4.600 computer diversi in tutta Italia. È proprio il fatto che io faccio quello che farebbe un normale 14enne e in più faccio pure quello. E sinceramente non so neanche io come faccio, non so dove trovo il tempo. Davvero Riesco complimenti. No, comunque a farlo e penso sia quello che mi dà la carica di andare davvero, davvero una bella iniziativa e ti auguro davvero di avere tutto il successo che meriti, ma lo stai già ricevendo perché davvero i dati che tu stai dando sono dati già importanti. Ma da grande, parliamo del futuro, tu che cosa vorresti fare? avanti. Oddio, quello che vorrei fare io da grande ancora non lo so, sicuramente non voglio far politica. Perché io diciamo che ormai mi sono crocefisso da solo, non crocefisso perché a me non è mai interessato, però seppur vorrei fare politica ormai mi sono crocefisso da solo, perché dal momento in cui io iniziassi a far politica ci sarebbe sicuramente qualcuno che direbbe allora tu hai iniziato sin da piccolo a fare queste cose perché già sapevi che saresti diventato. Quantomeno questo è il mio pensiero. Poi mai dire mai nella vita, però ancora non so cosa farò. Non lo so. Che cosa studi? Che cosa stai studiando? Io sarò il primo anno dell'istituto tecnico commerciale. Insomma, un bel impegno. Ascolta Marco, davvero complimenti. Ci fermiamo un secondo perché tra poco faremo due domande due a tua mamma per capire appunto la mamma di un... Beh, da grande scusa, potresti fare il giornalista, no? Dire la verità, ci sto pensando. Bello, bello, davvero complimenti Marco, ce ne vorrebbero davvero tanti di ragazzi come te. Allora ci fermiamo un secondo e poi continuiamo questa intervista con la mamma di Marco.